La roulette americana è un gioco che porta vincite alte anche con minime puntate. Offre tanto divertimento e adrenalina. Puoi giocare già conoscendo alcune puntate di base. Lo scopo del gioco è indovinare su quale numero si fermerà la pallina. Prima di iniziare il gioco, di solito il croupier cambia ai giocatori le banconote o le placche di valore in gettoni da gioco colorati. Così sia il giocatore che il croupier seguono più facilmente il gioco e sanno a quale giocatore appartengono i gettoni. Ciascun giocatore stabilisce da solo il valore dei gettoni da gioco colorati. Facendo ciò, deve tenere in considerazione la puntata minima e la puntata massima del tavolo. Il giocatore piazza i gettoni sul numero scelto oppure su una combinazione di numeri. Di seguito, il croupier lancia la pallina nella direzione opposta rispetto alla rotazione del cilindro. Nulla va più. È la frase con la quale il croupier comunica ai giocatori che in questo gioco non è più consentito piazzare le puntate. Quando la pallina cade in un certo numero, il croupier paga ai giocatori che hanno puntato sul numero vincente, la combinazione o il colore. In generale, le puntate si dividono in puntate interne e puntate esterne, in base alla disposizione dei numeri sul tavolo. Vediamo quali sono le puntate interne. Tra tutte, la puntata più azzardata, ma che porta più profitti in caso del giusto esito del gioco, è sicuramente la puntata sul pieno. Nel caso in cui la pallina si ferma sul numero puntato, il croupier paga la puntata nel rapporto 35 contro 1. Per la puntata sul cavallo, bisogna piazzare il gettone sulla linea che divide due numeri sul tappeto di gioco. In caso di vincita, essa viene pagata nel rapporto 17 contro 1. Per la puntata sulla trasversale, bisogna piazzare il gettone sulla linea che divide le puntate esterne ed interne. Il pagamento viene effettuato in rapporto 11 contro 1. Per la puntata sul carré, bisogna piazzare il gettone nel punto di intersezione di 4 numeri. Il pagamento viene effettuato in rapporto 8 contro 1. Il pagamento della puntata sulla sestina, dove si punta su 6 numeri vicini, viene effettuata nel rapporto 5 contro 1. Per le puntate esterne, invece, si devono piazzare puntate minime e massime più alte. In questo tipo di puntate, i giocatori principianti di solito preferiscono le cosiddette puntate semplici, con pagamenti nel rapporto 1 contro 1, dove si possono effettuare le seguenti puntate su rosso o nero. Pari o dispari, da 1 a 18 o da 19 a 36. Le puntate esterne sono anche le combinazioni. Si può puntare su una combinazione di 12 numeri, ovvero sulla dozzina, precisamente. Numeri da 1 a 12, numeri da 13 a 24, numeri da 25 a 36. Si può puntare anche sulle colonne, precisamente da 1 a 34, da 2 a 35, da 3 a 36. Se la pallina si ferma sullo 0, tutte le puntate esterne perdono. I giocatori spesso giocano anche le cosiddette combinazioni speciali, che rappresentano la disposizione dei numeri sul cilindro. Queste combinazioni sono: serie 5 ottavi, si gioca con 6 gettoni. Orfanelli, si gioca con 5 gettoni. Consegnano il giusto numero di gettoni, il croupier accetta anche altri tipi di combinazioni, qui non elencate. Tutte le combinazioni delle puntate qui presentate sono descritte anche nel manuale del giocatore che potete trovare sui siti web dei nostri casinò oppure all'interno del casinò. Alla visita dei nostri centri HIT Universe of Fun, i nostri croupier esperti saranno lieti di fornirti informazioni più dettagliate. Punta sul divertimento!